Quali sono le problematiche che gli agenti immobiliari della vostra rete vi segnalano a livello operativo? Un po' il discorso mercato, le difficoltà di mercato le conosciamo, ma altri tipi di ostacoli tecnici quali sono? Ma uno dei problemi che abbiamo riscontrato negli ultimi tempi è quello legato all'interpretazione da parte delle varie camere di commercio presenti sul territorio nazionale alla corretta interpretazione del decreto ministeriale del 26 ottobre 2012 che in sostanza ha abolito il ruolo e ha demandato al registro imprese e al REA la gestione degli abilitati a questa attività. Quali dunque le difficoltà operative legate al decreto? Come dicevo prima, è il recepimento di questo decreto da parte delle camere di commercio. Per fare un esempio, la figura del preposto, che non è la figura di un preposto istitore ma di un preposto alla medizione, non viene recepito correttamente dalle singole camere di commercio, per cui ci troviamo con la camera di commercio che chiede un solo preposto, dalla camera di commercio che prevede la procura istitoria data al soggetto che farà la mediazione. Insomma, una serie di interpretazioni errate nonostante le varie circolari del Ministero che chiariscono questo aspetto. Polemica in Asarco, alla luce anche del suo ruolo ricoperto in FIMA FIAIP, ci ricostruisce la vicenda e ci dà anche un giudizio su quello che sta accadendo? Nel 2012 ho avuto espressa delega dalla parte della consulta interassociativa formata da FIAIP, FIMA e ANAMA a rappresentare le tre associazioni al tavolo di confronto con la Fondazione Nasarco. In questo tavolo di confronto gli obiettivi che ci eravamo prefissati erano sostanzialmente bloccare gli accertamenti presso le agenzie immobiliari che già avevano portato a delle verifiche con l'obbligo del riconoscimento di contributi a Nasarco da parte degli agenti immobiliari, e dall'altra parte concordare con le Nasarco una modalità per poter eventualmente escludere gli agenti immobiliari e magari trovare soluzioni per quelle figure non abilitate all'attività di mediazione e che spesso nelle agenzie svolgono un'attività di supporto all'agente immobiliare. Il protocollo d'intesa a cui siamo arrivati ha portato sostanzialmente ad escludere il pagamento delle Nasarco da parte degli agenti immobiliari, concedendo alla Fondazione, con un protocollo da noi sottoscritto, che coloro non abilitati che svolgevano attività di supporto agli agenti immobiliari fossero invece inquadrati come agenti di commercio.